Cari fratelli e sorelle, abbiamo l'opportunità di approfondire in questo momento il contenuto del nostro impegno ecumenico alla luce della dottrina della Chiesa. Il rinnovamento carismatico cattolico è stato uno dei tanti frutti del Concilio Vaticano II. Attraverso il rinnovamento carismatico il Signore ha elargito numerose grazie spirituali nella vita della Chiesa in tante persone. Per dirla con il beato Giovanni Paolo II, molti uomini e donne, sacerdoti, religiosi, vescovi, giovani, adulti, anziani, hanno potuto sperimentare la stupefacente potenza dello Spirito Santo e dei suoi doni. Il cardinale segretario di Stato Bertone, nella lettera a nome del Papa, ha fatto questa sottolineatura: la vostra presenza nella Chiesa così numerosa. Infatti, il rinnovamento carismatico ha avuto un'espansione non soltanto qualitativa, ma anche numerica, molto significativa. E fra le tante grazie che lo Spirito Santo sta elargendo al rinnovamento carismatico, c'è anche quella dell'ecumenismo. Ma permettetemi di usare la parola riconciliazione dei cristiani, perché esplicita meglio il senso del nostro impegno per l'ecumenismo spirituale. Quindi userò più la parola riconciliazione dei cristiani. Tale convinzione che uno degli effetti, dei frutti più importanti del rinnovamento carismatico fosse la riconciliazione dei cristiani, spinse il cardinale Leo Joseph Sunens a scrivere uno dei celebri colloqui di Malin denominato Ecumenismo e rinnovamento carismatico. Egli affermò che se il rinnovamento carismatico non sarà ecumenico, non ci sarà più rinnovamento. Credibile, un'affermazione stupefacente. Lo stesso Beato Giovanni Paolo II ha riconosciuto in più occasioni al rinnovamento carismatico questa peculiarità ecumenica, incoraggiandone un suo corretto sviluppo. Il rinnovamento carismatico, o altro modo chiamato movimento pentecostale, ma si tratta di espressioni che si rifanno alla medesima esperienza del battesimo nello Spirito, è presente in tutte le denominazioni cristiane. È un movimento così poco studiato dagli specialisti. Questo movimento dello Spirito è il movimento missionario in più forte crescita nel mondo. Esso ha una dimensione così significativamente ecumenica che nel secolo scorso ha avuto nella sola Chiesa Cattolica una crescita da 0 a 150 milioni di cattolici coinvolti nel rinnovamento. Senza contare gli altri aderenti, che secondo le statistiche più accreditate, come quella del sociologo David Barrett, raggiunge una quota considerevole di 650 milioni di cristiani al mondo che vivono la nostra medesima esperienza. Probabilmente un cristiano su quattro si riconosce nella corrente carismatica. Si tratta dunque del più grande movimento di risveglio e di rinnovamento dell'intera storia del cristianesimo in 2000 anni. Non si era ancora avuto nell'intera storia della Chiesa un evento simile a questo risveglio carismatico pentecostale, trasversale a tutte le chiese, con un'innata portata ecumenica di dimensioni universali. Dunque, di fronte a un movimento di oltre 600 milioni di persone, che nella stragrande maggioranza sperimentano una genuina esperienza di vita cristiana e un sincero desiderio per l'unità della Chiesa, è veramente difficile negare la presenza dello Spirito di Dio. Il rinnovamento carismatico è stato per certi aspetti uno shock spirituale per le chiese. Nessun uomo,
nessun ecclesiastico, nessun teologo, nessun predicatore avrebbe infatti potuto lontanamente prevedere o pianificare una simile immissione di spiritualità in milioni e milioni di uomini e donne che in tutte le chiese cristiane sono riempite e colmate dello stesso identico spirito, al di là delle loro ecclesiologie, ma tutte unite nella ricerca e affamate di Dio. Come vedete, l'unità dei cristiani non è un progetto da laboratorio, è l'azione pastorale dello Spirito Santo diretta sulla Chiesa. Parlare nel concreto dello slancio ecumenico del rinnovamento carismatico è solo un timido tentativo di dire quale messaggio ha da inviare al mondo, alla Chiesa e a tutti i cristiani di tutte le denominazioni. Ciò che qui è in gioco è il fenomeno stesso preso nella sua globalità e non semplicemente delle iniziative ecumeniche che il rinnovamento carismatico ha intrapreso in questi decenni, né si tratta semplicemente di parlare di organismi ecumenici. Io considero il rinnovamento carismatico come l'evento straordinario dello Spirito in questo terzo millennio, un evento ecumenico che sarà destinato a caratterizzare il futuro della Chiesa stessa, così come lontanamente e profeticamente il Papa Paolo VI definì il rinnovamento carismatico una chance pour l'Église, una speranza, un'occasione per la Chiesa e per il mondo. E questo è uno degli impegni, appunto, che il Signore affida al rinnovamento, specie a noi della Catholic Fraternity, come recitano gli statuti approvati dalla Santa Sede, che incoraggia il nostro impegno ecumenico. E questo lo facciamo secondo il desiderio e la preghiera di Gesù, prima di lasciare la scena di questo mondo: Padre, fa che tutti siano uno, affinché il mondo creda. Come cattolici carismatici, dunque, siamo chiamati a pregare, a intercedere intensamente, ma allo stesso tempo anche a cooperare fattivamente perché il compimento di questa preghiera del Signore, perché tutti siano una sola cosa, sia una realtà. E quindi noi faremo la nostra parte assieme ad altri cristiani di altre chiese, confessando i nostri peccati contro l'unità del corpo di Cristo. Oggi nel mondo ci sono circa 1.700.000.000 di cristiani, circa poco più di 1.000.000.000 di questi sono cattolici romani. Più di 300 milioni sono protestanti ed evangelici e quasi 400 milioni gli ortodossi. Il secolo scorso, ma anche quello precedente, è stato il più grande secolo di espansione missionaria nella storia cristiana, che a partire dall'Europa è andata in ogni parte del mondo. Ma noi sappiamo che l'Europa ha avuto un ruolo unico. Noi sappiamo che l'Europa ha avuto un ruolo unico in questa espansione missionaria per raggiungere ogni angolo della terra, e dall'Europa sono partiti missionari zelanti che hanno dedicato la loro vita per evangelizzare le terre più lontane del mondo. Sfortunatamente, nonostante le più rette intenzioni, insieme alle missioni, dall'Europa sono partite anche le nostre divisioni ecclesiali, che sono andate in tutto il mondo. Ben presto la Chiesa cristiana si è presentata divisa davanti al mondo: cattolici, protestanti, di varie denominazioni, ortodossi. Dobbiamo ammetterlo, noi soprattutto europei, le nostre chiese hanno avuto dei grandi meriti missionari, ma anche forti limiti. E se il mondo non è stato ancora del tutto evangelizzato, non forse
non abbiamo forse anche noi parte di questa responsabilità? Certo, il mondo non ha creduto quando ha trovato la Chiesa cristiana divisa nella predicazione e si è presentata in più denominazioni cristiane, teologie ed ecclesiologie diverse. Gesù aveva pregato il Padre dicendo: «Fa che siano uno affinché il mondo creda che tu mi hai mandato». Ma se il mondo non ha creduto e non ha conosciuto ancora Gesù dopo 2000 anni, sicuramente non solo perché esiste il mysterium iniquitatis, la luce è venuta nel mondo e le tenebre non l'hanno accolto, sicuramente, ma forse anche una parte di responsabilità è perché noi cristiani non abbiamo testimoniato l'amore gli uni verso gli altri. Se il mondo non ha ancora conosciuto Gesù dopo 2000 anni, allora il nostro impegno dovrebbe scaturire da un pentimento sincero per essere fedeli alla missione del Vangelo, perché questa mancanza di unità ha trasfigurato, ha nascosto il volto del nostro amato Signore Messia. Ma Gesù ha pregato: Padre, fa che siano uno perché il mondo creda. E noi crediamo alla piena realizzazione un giorno di questa preghiera, perché la preghiera di Gesù è infallibile. E il Padre l'ascolterà. Il peccato della divisione della Chiesa, a cui persino molti di noi si sono rassegnati, è un peccato da riconoscere, da smascherare e da cui ravvedersi e pentirsi. E sapete perché si è persino rassegnati, ci si sente impotenti? Perché questo peccato della divisione è un peccato di origine diabolica, perché l'etimologia, il significato della parola diavolo, significa divisore, lui è il padre della divisione. Ed è talmente grave che dovremmo pentirci e pregare e piangerci su per questo peccato della divisione. Esso ha pregiudicato la causa più santa della missione cristiana, la salvezza del mondo. E come possono alcuni dire con semplicismo: ah, ma l'ecumenismo non è così importante, ah, ma noi non abbiamo il carisma dell'ecumenismo come la comunità Tizio o Caio? Ma questo non è un carisma, questa è la missione della Chiesa, è la missione del Pontefice, è la missione che la Catholic Fraternity deve assumersi con responsabilità. Il Papa Benedetto XVI, il primo giorno in cui è stato intronizzato come pontefice, ha dichiarato: «Io, Vescovo di Roma, mi impegno con tutte le mie forze per l'unità dei discepoli in Cristo». E ha chiesto a tutti noi cattolici di porre dei gesti concreti per giungere all'unità fra i cristiani. Non accettare o ignorare persino questa decisione solenne fatta da Papa Benedetto XVI il giorno del suo pontificato significa essere fuori dal magistero pontificio. Ma allo stesso tempo dobbiamo comprendere, come abbiamo anzi detto, che l'unità non dipende semplicemente dai nostri sforzi. Dobbiamo avere una profonda fiducia e pregare insieme con Gesù al Padre perché questa preghiera non rimanga inascoltata. La preghiera di Gesù, abbiamo detto, è infallibile, per cui osiamo sperare che tutte le chiese possano presto trovare una via dell'unità attraverso la guarigione provocate dalle divisioni, e se non del tutto unita, almeno meno divisa. Questa chiamata è una sfida che ci è posta davanti, e come leader, come responsabili della Catholic Fraternity, dobbiamo adoperarci per questa ricomposizione della Chiesa.
Qui vedo davanti a me vescovi di tradizioni diverse, di altre denominazioni, pastori, eccetera. Dobbiamo essere onesti. In molte parti del mondo la nostra relazione fra le nostre chiese, forse molto più nel passato che oggi, è stata più segnata dal conflitto che dalla cooperazione. Più dalla animosità, cioè ci siamo agitati, abbiamo argomentato, più che dalla comprensione e dall'amore. Più dal sospetto quasi di avere un nemico che non dalla fiducia. Più dalla propaganda, il proselitismo, invece che accogliere la fede come un dono. Più dall'ignoranza che dal rispetto della verità. Quante mitologie ho sentito raccontare sul movimento pentecostale. Molte di queste non erano vere, ma altrettanto ho sentito mitologie sui cattolici da parte dei protestanti, e non erano altrettanto vere. Capite? Questo avviene in modo preoccupante nei paesi dell'America Latina, dove per la grazia di Dio negli anni più recenti un movimento di riconciliazione è iniziato e abbiamo qui i rappresentanti di queste chiese, soprattutto pentecostali evangeliche, che stanno insieme con i cattolici, insieme con i vescovi, facendo un cammino meraviglioso, soprattutto dopo quel celebre documento approvato dal Papa in occasione del Selam ad Aparecida, dove si è detto con chiarezza che non è possibile la missione continentale in America Latina se non con altri cristiani di altre denominazioni. Ma mentre siamo grati e consapevoli degli sforzi che l'autorità cristiana, ecclesiale, il Papa fanno per affrontare le tensioni esistenti ancora fra le chiese, una realtà ci fa vergognare. Questo conflitto fra i cristiani, che è un peccato gravissimo, oscura lo scandalo della croce, così da danneggiare l'unica missione dell'unico Cristo. E se le nazioni del mondo oggi non danno più l'onore e la gloria delle nazioni, anche forse un motivo delle colpe fondamentali è perché noi siamo disuniti, ripeto. Per esempio, è convinzione che dietro al problema di molti conflitti fra le nazioni ci sia proprio quello della divisione dei cristiani. Il nord dell'Irlanda, paesi balcani, eccetera. Dio non è più onorato dalle nazioni per colpa delle nostre divisioni nella Chiesa. Il peccato avvolge le nazioni perché i cristiani non testimoniano l'amore gli uni verso gli altri. E il mondo non crederà mai al Vangelo che predichiamo se siamo divisi fra di noi. Il mondo ci giudica. Paradossalmente, il mondo è pronto ad ascoltare il Vangelo, ma quando noi ci presentiamo divisi, il mondo ci dice: prima mettetevi d'accordo fra di voi e poi vi ascolteremo. L'unità dei cristiani è una forma concreta attraverso cui Dio realizza l'unità del genere umano attraverso le nazioni. Non esiste una unità delle nazioni solamente di tipo economico, geografico e politico, come può essere un'organizzazione profana come l'ONU o i trattati di Maastricht, che hanno la loro importanza sicuramente sul piano economico e sociale, ma non illudiamoci. La vera unità del genere umano ci viene attraverso il modello della Pentecoste. Questo è ciò che Dio realizza nella storia. Questo è quello che lo Spirito ha fatto in Europa, l'Europa cristiana fondata dai nostri santi patroni, Benedetto, Cirillo, Metodio, Francesco d'Assisi, Caterina, da Siena. Non ci illudiamo, questi sono grandi riformatori della società, i santi. E secondo la rivelazione di Dio, il progetto dello Spirito
passa attraverso l'evento della Pentecoste. Lì è il modello, il Signore, il Dio di Israele, che vuole essere adorato da tutte le nazioni della terra. Narra infatti San Luca che il giorno del Pentecoste, il giorno del battesimo della Chiesa, vi erano parti, meti e lamiti, abitanti della Mesopotamia, eccetera, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, e li udivano annunziare nelle loro lingue le grandi opere di Dio. Dunque la Pentecoste è la rivelazione del Dio delle nazioni della terra. A partire da questa spiritualità della Pentecoste e del battesimo nello Spirito Santo, mi sembra che il rinnovamento carismatico riproponga l'attualità del risanamento delle divisioni tra i cristiani. Questo battesimo nello Spirito che stiamo sperimentando nel rinnovamento è forse la grazia per antonomasia per l'unità dei cristiani. E in realtà, dice San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi capitolo 12, noi tutti, e lo possiamo dire tutte le denominazioni, siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati al medesimo spirito. E questa è una lezione che più volte la Chiesa ha dovuto imparare, a partire da Cornelio in poi. E al Concilio di Gerusalemme fu evidente quando a un certo punto l'Apostolo dovette difendere la causa della salvezza che era data a tutti i popoli, anche gentili. Chi ero io da impedire di battezzare coloro che avevano ricevuto lo Spirito al pari di noi? E la profezia di Gioele il giorno di Pentecoste parla in modo lapidario: negli ultimi giorni, dice il Signore Dio, io spanderò il mio spirito su ogni carne, una carne cattolica, una carne anglicana, una carne ortodossa, una carne evangelica, una carne ebrea, su ogni carne. E poiché questo battesimo nello spirito è vissuto da tutte le chiese, anche se alcuni possono preferire una spiegazione teologica differente, ciò non nega che stiamo vivendo la medesima esperienza di Dio. E poiché queste grazie sono condivise da altre chiese, è ovvio che questa grazia veicola più facilmente l'unità. Vedete, l'esperienza dello Spirito è il modello di ecumenismo che il Signore ci ha proposto in questo rinnovamento. Altri movimenti ecclesiali propongono modelli validi, basati magari sulla giustizia sociale, la salvaguardia del creato, la ricerca della pace, ma quello del rinnovamento carismatico è rappresentato da questo battesimo nello Spirito. A questo punto mi sembra che siano in stretto nesso tra il nostro impegno per l'unità dei cristiani anche la nuova evangelizzazione, come il Santo Padre la chiama. Nelle nostre società cosiddette sviluppate c'è questa avanzata di questa secolarizzazione che sta minacciando la missione cristiana. È una secolarizzazione che avanza a ritmo incalzante, fino a condurre l'uomo contemporaneo a un nichilismo morale, intellettuale, spirituale, che nega non solo colui che è la verità, ma la stessa idea della verità. Ma anche questa è un'occasione per evangelizzare. Non dobbiamo soltanto pensare in senso negativo. Questa è un'opportunità per la Chiesa per ravvivare il suo zelo missionario. La Chiesa si trova davanti a una sfida. Oggi vediamo molti cattolici anche che hanno un soggettivismo morale, intrappolati dall'edonismo, dai piaceri della vita, e che non seguono più l'insegnamento morale della Chiesa,
E questo purtroppo ha fatto breccia nella comunità cristiana, indebolendo la forza missionaria del Vangelo. In alcuni casi questa secolarizzazione dirompente ha spazzato via in alcuni casi la Chiesa cristiana, specie nei paesi del nord Europa, dove le chiese sono relegate a musei o concerti di musica sacra. Persino dopo la caduta del muro di Berlino, e qui abbiamo molti che vengono dal centro Europa, dai paesi dell'est e dell'ovest, i nemici della Chiesa sono diventati più invisibili e persino più insidiosi, ma non meno pericolosi dei grandi imperi totalitari del nazismo e del comunismo. È proprio vero ciò che dice la parola di Dio: i figli delle tenebre sono più astuti di quelli della luce. I nomi di questi nemici volete sapere? Li conosciamo tutti: edonismo, consumismo, narcisismo, idolatrie, paganesimo fino al satanismo, sensualità, spiritualità di false religioni, New Age. La questione non è che soltanto la gente non crede in Dio o è contro Dio, è che la gente crede in tutto e fa un minestrone. Questi sono i nostri nemici, non hanno armi, fucili, carri armati, bombe. I veri nemici che attaccano la fede cristiana e le fondamenta dell'animo europeo, per esempio, le sue radici cristiane, sono queste idolatrie. E c'è un cancro nella mente dell'uomo che gli fa dire: io non ho bisogno di Dio. E questa è una sfida comune che noi abbiamo come cristiani. Dobbiamo smettere di combatterci fra di noi, dobbiamo allearci. Non siamo fra di noi nemici, e come vedremo abbiamo molto più di quello che ci... quello che ci unisce è molto più che quello che ci diversifica, va, usiamo questo termine. Sono fuori di noi i nostri nemici. E che se un cattolico anagrafico conosce Gesù Cristo in una denominazione, in una chiesa che non è cattolica, benedetti Dio, ha conosciuto Cristo piuttosto che andare a finire in una setta. O che si è dannato presso qualche sinagoga diabolica, come direbbe nel linguaggio giovanneo l'Apocalisse, no? La sinagoga di Satana. Dunque, capite? Davanti a noi un quadro di luci e di ombre, ma la Chiesa non può starsene tranquilla nel suo ovile. La Chiesa è stata creata dallo Spirito per essere missionaria, per dare luce dove c'è tenebre, verità dove c'è ignoranza, rivelazione dove c'è ancora chiusura. Ma su questo la parola di Gesù è chiara: fa che siano uno, e così il mondo crederà. Cari fratelli e sorelle, siamo entrati nel terzo millennio senza illusioni, ma con molto realismo. Con Paolo e i cristiani del primo secolo sappiamo che la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti. E dunque, come cristiani, non possiamo permetterci di prestare il fianco ai nemici di Cristo e della sua Chiesa mediante i nostri futili conflitti ecclesiali interni ed esterni,
privi di amore, spesso senza senso. Coloro che hanno lo Spirito Santo sono coloro che manifestano intorno a loro l'amore. E tu li puoi riconoscere subito. Come dicono nella tradizione orientale cristiana, chi è uomo di Dio lo si riconosce, lo si individua. Ecco l'uomo di Dio, lo potete additare. E chi ha l'olfatto spirituale delle cose di Dio? E il popolo di Dio ha l'olfatto spirituale. Il popolo ha discernimento. La Chiesa discerne chi sono gli uomini di Dio. Allora l'amore di Cristo ci spinge a superare inutili conflitti e dobbiamo essere decisi a evitare tali conflitti, a partire dalle nostre comunità a tutti i livelli, fra gruppi e comunità, fra parrocchie e movimenti, fra sacerdoti e laici, fra sacerdoti e vescovi, fra laici, sacerdoti e vescovi. Del nostro leitmotiv della Catholic Fraternity è dare testimonianza di amore. Volete fare la nuova evangelizzazione? L'amore è la chiave. Questa è la mia personale constatazione. Se amiamo, automaticamente evangelizzeremo. Dobbiamo fare, per quanto è in nostro potere, di ridurre fino ad eliminare i conflitti. Piuttosto, con umiltà, rinunciare ai nostri sentimenti di prevaricazione, di arroganza, accettare l'umiltà, una kenosis, un abbassamento, un'umiliazione, e dire: grazie Signore, tu l'hai permesso per salvarmi l'anima. Ma anche, e questo l'ha fatto bene la Catholic Fraternity questo anno insieme con i vescovi, siamo chiamati a prendere un impegno ad esplorare le strade, le strategie per lavorare con altri cristiani. E noi lo stiamo facendo in diversi orizzonti: Sud America, Africa, Nord America, Stati Uniti, Filippine. Abbiamo il vescovo Re. Perché insieme con altre chiese possiamo promuovere l'unica missione di Cristo. Ovviamente qualche teologo potrebbe accusare in questo di non essere completo questo programma. Occorre anche un impegno ecumenico che non sia basato soltanto su sentimenti buoni, religiosi, ma che ignora le differenze, non dico dottrinali, ma almeno quelle ecclesiologiche. Allora, sì, certamente, dobbiamo rifiutare qualsiasi atteggiamento di irenismo, di sincretismo che sia acquistato al prezzo della verità. Il nostro impegno ecumenico è reso imperativo dall'obbedienza alla verità, così come ci è affidata nella parola di Dio, nel catechismo della Chiesa Cattolica e nel magistero ecclesiale, sotto la guida dei nostri pastori, ma anche nella fiducia promessa della guida dello Spirito Santo. Dobbiamo cominciare perciò, a mio avviso, e questa è la sfida che abbiamo davanti, a cooperare per l'unità, anzitutto da queste cose che ci uniscono, e non trattare immediatamente con le cose che ci distinguono. Un giorno fui invitato a un incontro ecumenico e qualcuno cominciò a distribuire i rosari della Vergine Santa. Sono oggetti che vanno trattati con devozione e non possono essere distribuiti, perché anzitutto di questo non è contenta Maria, di essere strumentalizzata per fare un proselitismo cattolico. E seconda cosa, se Maria non ti si rivela, anche molti cattolici non la pregano, non la credono, ma perché se Maria non ti si rivela, tu non la puoi imporre ad altri cristiani evangelici.
è un abuso. Che non fa onore né a Cristo né a sua madre. Anche perché, diciamolo chiaramente, Maria non ha interesse a farsi una sua chiesa. Maria ha interesse a edificare la chiesa del suo figlio Gesù. Scusate, sono pensieri che mi vengono mentre parlo, non so se sono teologicamente, forse incompleti per mancanza di tempo, però sono, diciamo così, delle riflessioni che mi vengono in questo momento. Poi, se devo ammettere qualche errore teologico, sono ben contento di cambiare, modificare. Dobbiamo perciò cominciare dalle cose che ci uniscono. Se il Papa riunisce una commissione teologica in Vaticana, non cominciano a trattare dal rosario, cominciano a trattare dalle cose che ci uniscono. Cioè, non so se ne... ma con molto rispetto, perché io il rosario lo recito, ma non possiamo usare le cose sacre di Dio per proselitizzare. Questo sono degli orientamenti ecumenici di cui soprattutto noi che siamo presenti in America Latina, ma anche in Italia, dobbiamo stare molto attenti a rispettare la sensibilità degli altri e non offenderla. Poi ci sarà un cammino, una riflessione, e alla fine diranno: ma voi cattolici, noi vogliamo capire perché, in che cosa credete nella Madonna, in che cosa credete nell'Eucaristia e perché credete nella presenza. Allora verrà spontanea la domanda, ma come una richiesta di luce, di verità, non una cosa che tu puoi imporre, perché le cose imposte non funzionano. Anche per noi cattolici, quando vivevamo prima nelle tenebre, abbiamo avuto la rivelazione, il battesimo nello Spirito, per intenderci. Un'analogia. Cosa ci unisce allora? Primo, anzitutto la signoria di Cristo Gesù, non ce n'è un altro. Cristo è uno, è il Signore, il Kyrios della Chiesa. E lo dirà chiaramente a Pentecoste: chiunque teme Dio è a Lui accetto, dirà Pietro. Chiunque teme, allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Chiunque, se tu crederai con tutto il cuore, confesserai con la bocca che Dio ha mandato il suo figlio per la salvezza del mondo, sarai salvo. Possiamo noi mettere dei limiti alla economia di salvezza del Signore? Io non so per quale ragione il concilio è stato così ampio, parlando addirittura di una semina verbi, un linguaggio latino che significa la presenza del seme di Cristo in tutti gli uomini, di buona volontà, nelle altre religioni, che attendono o sono ordinati alla rivelazione piena di Cristo, perché solo Cristo salva, evidentemente. E allora, se la Chiesa interpreta in modo largo una economia di salvezza, chi siamo noi a decidere chi è salvato, chi non è salvato, chi è cristiano, chi non è cristiano? Questo non è l'insegnamento del Concilio. Certo, possiamo rimanere un po' pensierosi come Dio potrà salvare 7 miliardi di persone. Siamo tanti, mi sembra, è vero ormai, 7 miliardi. Beh, è un dubbio lecito, legittimo. Come farà la missione cristiana, che siamo appena 1 miliardo, i cristiani sono 1.600.000, 1.500.000, quanti siamo? Quasi 2 miliardi. Come faremo a evangelizzare il resto dell'umanità? È una domanda legittima. Ma voi pensate che Cristo si sia incarnato soltanto per le denominazioni cattolica o per quella pentecostale o per quella anglicana? Il Verbo di Dio eterno si è incarnato per tutta l'umanità, e tutta l'umanità deve essere ricondotta al piano di salvezza attraverso Cristo. E allora abbiamo tante cose in comune. Anzitutto la Signoria di Cristo. Questa è la prima e l'ultima affermazione per tutti i sinceri cristiani. Egli è l'unico mandato da Dio per essere Signore e Salvatore di tutti. È scritto: in nessuno c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati. Questo è
dommatico. Purtroppo il dogma oggi viene messo in dubbio anche da tanti famosi teologi cattolici. I cristiani sono un popolo profetico, sono coloro che proclamano sin da ora quanto un giorno sarà riconosciuto da tutti: Gesù Cristo è il Signore. Ogni ginocchio si piegherà nei cieli, in terra e sottoterra, e ogni lingua proclamerà che Cristo è il Kyrios, il Signore. E quindi come cattolici affermiamo insieme con gli altri cristiani che siamo giustificati dalla grazia mediante la fede in Cristo. Così possiamo affermare insieme con Paolo che sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cosa ci impedisce di farlo con altri cristiani? Abbiamo la stessa fede nell'unico Signore. E Paolo l'ha detto chiaramente: so che in mezzo a voi ci sono divisioni, alcuni dicono io sono di Paolo, io di Cefa, io di Apollo, ma siete stati salvati nel nome di Cefa, nel nome di Paolo siete stati battezzati? E dice Paolo: in realtà tutti, greci, schiavi, liberi, ebrei, siamo stati battezzati e ci siamo abbeverati all'unico Spirito. Pertanto, tutti coloro che accettano Cristo come Signore e Salvatore personale sono nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. E anche per un'altra ragione: come noi non abbiamo scelto Cristo, ma è Cristo che ha scelto noi, noi non ci siamo scelti fra di noi. Io non ho scelto il vescovo che mi sta qui a Anglicano, della tradizione pentecostale o anglicano, che ne so, ma è Cristo che ci ha scelti e ci ha messi insieme. Per quanto la nostra reciproca comunione sia imperfetta, questo il Papa l'ha detto, anche se in modo imperfetto, per quanto i nostri reciproci disaccordi dottrinali siano storici e profondi, tuttavia riconosciamo che esiste una sola Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica Chiesa. Cristo ha una sola sposa. Cristo non è poligamo. Cristo ha sposato una sola Chiesa. E in questa Chiesa gli appartengono tutti i suoi figlioli, che lo temono e lo servono. Anche se la storia ha fatto pasticci, confusione, ma ciò non toglie che la Chiesa di Cristo supera i confini visibili delle nostre denominazioni. E questo ormai la Chiesa Cattolica l'ha riconosciuto ufficialmente, altrimenti non si sarebbe impegnato nell'ecumenismo se avesse rinnegato la presenza di Cristo nelle altre Chiese. Anche se la comunione è imperfetta, sono nostri fratelli e sorelle. C'è una sola Chiesa, perché c'è un solo Cristo. E la Chiesa è il suo corpo, è un mistero. Per quanto la strada è difficile, noi riconosciamo che siamo chiamati da Dio a questa realizzazione piena della unità nel corpo di Cristo, perché vi è un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Più chiara di così la parola non la potremo trovare. Al di là delle differenze ecclesiologiche con altri cristiani, noi concordiamo in non pochi punti dottrinali essenziali. Per esempio, oltre alla Signoria di Cristo, unità e Trinità di Dio. Che siamo uniti a Cristo mediante l'unico battesimo. Il battesimo presso altre denominazioni fuori dalla Chiesa cristiana è riconosciuto valido.
dalla Chiesa Cattolica, dal Papa, dal Magistero. Purché sia fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia trinitario e non modalista solo nel nome di Gesù, come alcune eresie del passato. Con altri cristiani noi crediamo nelle sacre scritture divinamente ispirate. Con alcune chiese riconosciamo la stessa Eucaristia, lo stesso ministero ordinato validamente. Con altri cristiani noi riconosciamo che lo Spirito Santo ha guidato la sua Chiesa sin dal passato, costituendone una tradizione vivente o magistero. Per esempio, nell'approvazione del canone delle scritture e nella risposta ortodossa alle grandi controversie trinitarie cristologiche dei primi secoli attraverso i concili, e molte chiese riconoscono, ad esempio, i primi 7 concili in comune. Confessiamo con altri cristiani lo stesso credo apostolico: io credo in Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera, eccetera. Con gli altri cristiani confidiamo insieme che tutti gli uomini pervengono alla fede in Gesù Cristo, Salvatore. Con tutti i cristiani crediamo nella confessione e la remissione dei peccati, la vita eterna e la risurrezione dei morti e il ritorno di Cristo in gloria. Vi sembra poco? Abbiamo poco? Secondo me abbiamo quasi tutto. Ma qualcuno può dire: no, ma quelli pregano in quella maniera, noi preghiamo in quell'altra. Ma guardate che all'inizio del cristianesimo c'era una diversità di ritualità tra il mondo latino e il mondo greco, e quello siriaco ancora. E grazie a Dio oggi c'è un movimento convergente dove possiamo trovare persino nella Chiesa Cattolica diversi spazi per sensibilità liturgiche differenti. Infatti nella Chiesa Cattolica esistono diversi riti. Non pensate che la Chiesa Cattolica sia soltanto quella romana o quella di rito latino. Ci sono i vari riti orientali, in India per esempio, o quelli copti. Avete visto un vescovo copto cattolico di Etiopia, se non sbaglio, o Egitto, Etiopia. Ci sono altri riti, per esempio quello malabrese, malacalabrese, indiano, ci sono quelli bizantini, quelli maroniti, siriaci e copti. Ora, se nella Chiesa esistono rituali, addirittura adesso il Papa ha costituito degli ordinariati per aiutare gli anglicani a mantenere le loro spiritualità, tradizioni liturgiche, eccetera, eccetera. Allora capite che al di là delle modalità di espressione c'è un comune contenuto convergente che ancora storicamente ci separa, ma che già pone in favore dell'unità dei cristiani. Occorre il tempo, occorre i tempi del Signore. Onestamente non sappiamo come, quando avverrà l'unità, ma siamo certi che arriverà. In tal modo, come cattolici, possiamo e dobbiamo cooperare con altri cristiani affinché si adempia il pieno mandato di Gesù di andare e ammaestrare tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco la garanzia: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Dunque l'unità e l'amore fra cristiani sono parte integrante della testimonianza missionaria del Signore che serviamo. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così sapranno che siete miei discepoli, se avrete l'amore gli uni per gli altri. Se noi non ci amiamo, noi disubbidiamo dunque al comando e siamo in contraddizione col Vangelo che proclamiamo. E il mondo non ascolterà, perché il nostro è un Vangelo legato. Abbiamo un demone muto che ci impedisce di parlare con chiarezza, di proclamare Cristo, perché noi non testimoniamo l'amore. Ecco perché la parola di Dio, prima di presentare l'offerta all'altare, va e riconciliati col fratello, sii puro, unisciti col fratello. Possiamo non capire molte dottrine, il Concilio di Trento, la transustanziazione e tante altre dottrine, ma amare sappiamo cosa significa.
come cattolici dobbiamo pregare affinché la nostra unità nell'amore di Cristo diventi sempre più evidente come un segno per il mondo del potere riconciliatore di Dio. La nostra separazione comunitaria ecclesiastica è di lunga data e profonda, e riconosciamo che non conosciamo né la strada né i tempi di questa unità visibile che il Signore ha chiesto al Padre, eppure deve essere oggetto continuo della nostra preghiera e della nostra attesa fiduciosa. Sappiamo tuttavia che gli atteggiamenti di sospetto, polemica, conflitto che abbiamo nutrito o che nutriamo verso altri cristiani non è la strada per l'ecumenismo voluta da Gesù. Sappiamo che Dio ci ha condotto alla comunione con Cristo e desidera che pure anche noi viviamo la comunione con i nostri fratelli. Sappiamo che Cristo è la via, la verità e la vita. E più ci avviciniamo a Lui, come ci ha spiegato Canta la Messa questa mattina, come i raggi del sole, no, che si uniscono al centro, più siamo uniti fra di noi. I raggi della ruota, non del sole, della ruota. O, se voi avete presente, il rosone della cattedrale di una basilica, molto simile questa analogia. E più ci avviciniamo a Lui, più camminiamo sulla via, obbedendo alla verità, vivendo la vita. E più ci avviciniamo gli uni agli altri. Certamente, attraverso i nostri incontri non possiamo risolvere tutti i problemi. I tempi sono lenti, ma non possiamo attendere. Fratelli, davanti alle nostre differenze c'è una visione di un grande teologo protestante, Oscar Kuhlmann. Lui diceva che non tutte le differenze sono delle divisioni. Le differenze sono un dono che va accolto e dove forse dobbiamo umiliarci, accettare la differenza come un compito per purificarci, per lasciare più spazio per ricevere la grazia della comunione. Interessante. Quindi guardare la differenza di un altro cristiano, ma con un cuore riconciliato. Dobbiamo accettare la differenza degli altri non come un ostacolo, non come un nemico, ma come un compito. Ad esempio, mi piacerebbe che il carisma di una chiesa fosse dono per altre chiese, e ciascuno di queste che possono rimanere aperte, dischiuse per ricevere il dono dall'altra. Ad esempio, dovremmo riconoscere e apprezzare la fede che si comunica attraverso l'esperienza pentecostale o delle chiese carismatiche evangeliche, che hanno contribuito in modo considerevole alla nascita e allo sviluppo del movimento carismatico cattolico. Per esempio, dovremmo riconoscere il valore della tradizione orientale delle chiese ortodosse, riguardo alla liturgia, al rispetto della fede messa a dura prova dalle persecuzioni, apprezzare quanto la riforma protestante ha contribuito alla riscoperta della scrittura fra i cattolici, alla giustificazione per fede, al sacerdozio battesimale e per aver suscitato i protestanti il movimento ecumenico. Quindi dovremmo apprezzare questi doni delle altre chiese. E quanto questo accade, quanto rimaniamo disponibili gli uni verso gli altri, pur mantenendo le proprie legittime differenze, ma in modo riconciliato, senza avversione, senza polemica, senza sospetto, e ci lasciamo purificare gli uni gli altri, allora la nostra divisione è a suo modo fruttuosa, certamente più di un'unità superficiale come quella fatta dagli accordi teologici, che sono importanti, ma bisogna riconoscere che gli accordi dottrinali fra le chiese, fra le commissioni bilaterali, che sono importantissimi, bisogna riconoscere che hanno dei limiti, perché l'unità della Chiesa ha a che fare con elementi molto, ma molto più profondi che dei documenti. Diceva una volta, credo, un cardinale, forse Casper, diceva: quando lo Spirito Santo venne a Pentecoste e formò l'unità della Chiesa,
non scese sotto forma di fogli di carta sulla testa degli apostoli. Documenti, questo in polemica con la burocrazia dei documenti anche nel Vaticano. Ma lo Spirito Santo scese a Pentecoste con lingue di fuoco. E questo crea l'unità della Chiesa. Vado verso la conclusione. Il cammino ecumenico verso l'unità non può essere inteso, e questo stamattina ci è stato detto dal padre Peter Hocken, un grande esperto, non può essere inteso come gli altri che devono ritornare alla nostra Chiesa, come si presentava prima del Concilio Vaticano II. Tale cammino comporta invece lo sforzo di ciascuno per una conversione, diceva Monsignor Hocken stamattina, che ci renda più fedeli al Signore. La conversione delle Chiese non deve essere l'una verso l'altro, no? Mi piace questa immagine della tunica di Cristo che è lacerata, no? Ognuno si è tirato la tunica di Cristo da una parte e dall'altra. Cristo è mio, Cristo è tuo. No, Cristo è di tutti. E dunque non è quella tanto di riportare gli altri alla propria Chiesa. Diceva il cardinale allora Ratzinger, attuale Papa, e lo stesso cardinale, se non sbaglio, Martini, perciò nessun richiamo a tornare a Roma, ma una speranza riposta nelle mani del Signore. Amo pensare dunque all'unica Chiesa voluta da Gesù, santa, cattolica e apostolica, come recita la professione di fede. Unica, perché se c'è nella Chiesa la ripartizione e divisione dei carismi, di ministeri, di attività, di espressioni liturgiche, tuttavia c'è lo stesso Spirito, lo stesso Signore, lo stesso Dio operante tutte le cose e in tutti. E proprio da questa presenza e dall'azione di questo unico, identico Spirito di Dio proviene la ragione e la garanzia che l'unità della Chiesa verrà. Perciò non mi piace uno dei pregiudizi che sento anche in alcuni ambienti, persino nelle nostre comunità. Ah, ma l'ecumenismo appartiene alla comunità di Gesù, è il suo carisma. Cristo, grazie a Dio, è morto in croce per riconciliarci tutti e ha chiesto ai suoi discepoli, ha pregato il Padre, e questo non può essere il carisma di una sola comunità. E appartiene alla missione dell'intera Chiesa. Alcuni dicono l'ecumenismo è una fiammata, una cosa alla moda che non durerà molto. Io non sono di questo avviso, perché come il Papa credo nello Spirito Santo, è Lui che farà l'unità per vie che ancora solo Lui conosce. Il maligno, padre della divisione, di tutte le divisioni e di tutte le menzogne, fa il suo mestiere, ovviamente, ma anche lo Spirito Santo fa il suo. E noi siamo talmente ciechi che vediamo più le opere della carne che quelle dello Spirito. Che il Signore ci liberi e ci guarisca. Certo, noi tenacemente continueremo a credere che l'unità è possibile, che la comunione piena in Cristo e nell'unica Chiesa di Cristo tornerà, ma non come pretesa, ma come dono. È un percorso difficile, scivoloso, accidentato, da croce, da morirci dentro, imprevedibile, tuttavia percorso che per chi l'ha imboccato, come voi, come alcuni di noi, è una strada senza ritorno. E con questo spirito che il rinnovamento carismatico da diversi anni si incontra a pregare con membri di altre chiese, perché Gesù ci ha insegnato a pregare ostinatamente il Padre perché vi sia unità visibile tra tutti i discepoli, e la sua preghiera non resterà inesaudita. Il dialogo ecumenico dunque va intensificato nella Catholic Fraternity. Per il rinnovamento carismatico non si tratta di intraprendere le fatiche di una riconciliazione come un gioco di diplomazia ecclesiastica,
o una strategia di furbizia umana. Invece è la dura, ostinata fatica di radunare le fronde sparse di questo albero maestoso della Chiesa che è stato funestato dai fulmini delle nostre divisioni. Per ricondurre questo albero rigoglioso perché gli uccelli possono ritornare sotto l'ombra di questo albero e nidificare ancora. È un sogno? O una possibilità? Lasciatemelo dire, per me sono l'uno e l'altro. In questo momento storico si parla di freddo ecumenico, perché l'ecumenismo è invischiato in questioni politiche, economiche, diplomatiche, ma l'unità della Chiesa è più profonda. Molto spesso io dico: i problemi non sono soltanto teologici, ma psicologici. La paura della diversità. Ma il più grande pericolo per il movimento ecumenico è la retorica dei documenti. Abbiamo firmato con i luterani la giustificazione per grazia della fede e dopo 500 anni finalmente con Lutero affermiamo cattolici e protestanti, papa e luterani, che siamo salvati per grazia mediante la fede. Ma ditemi voi, quanti luterani e cattolici sanno questo? Perché se lo sapessero, la divisione con i luterani non ci sarebbe più. Quindi il protestantesimo sarebbe finito, perché la protesta è finita, dice Tony Palmer. Ma questo non è avvenuto. Perché? Non sarà un documento a creare l'unità. Ricordate, Cardinal Casper, non sarà un foglio di carta, ma lingue di fuoco. È lo Spirito Santo, il mistero dell'unità. E quando la Chiesa riflette questa Trinità perfetta, è un'icona della Trinità, la coinonia risiede nella Trinità, e quando la Chiesa riflette questa coinonia, è chiaro che lui la fa, non è un prodotto di un laboratorio teologico, semplicemente. Ci vuole un cambiamento interiore, ci diceva padre Hocken, un movimento di conversione, una terza via. Probabilmente l'ecumenismo, come è stato portato fino ad oggi, che ha importanti meriti, deve riconoscere i suoi limiti. C'è una terza via? Sì, l'opera dello Spirito. Bisogna persino avere più coraggio di lasciare operare Dio più in profondità, non temere di lasciare operare Dio. E il rinnovamento carismatico potrebbe rivelarsi come questa terza via per il raggiungimento dell'unità dei cristiani, così come auspicata dal Beato Giovanni Paolo II nella celebre enciclica Ut Nunc Sint, quello che noi chiamiamo ecumenismo spirituale. Bene, concludo dicendo alcune cose, alcuni consigli. Giovanni Paolo II ha scritto sia l'enciclica Ut Nunc Sint che una lettera per le chiese orientali, Orientale Lumen, in cui dice che non ci sarà vera unità se non attraverso la guarigione delle memorie. Quindi il perdono, la tolleranza e la guarigione delle memorie. Senza accusare gli altri o senza aspettare che gli altri chiedano per primo perdono, dobbiamo essere noi a cominciare a perdonare. E il Papa l'ha fatto, sapete? Quante volte Benedetto XVI, Giovanni Paolo II ha chiesto perdono ai riformati, ai luterani, ai seguaci di John Hus, agli ebrei, ai calvinisti in Francia, la famosa strage di San Bartolomeo, come si chiamano? Noi menoniti, quegli altri lì. Il Papa per primo ha chiesto perdono alle grandi famiglie storiche protestanti. Ugonotti, esattamente. Ai valdesi in Italia, che sono i protestanti storici italiani, i valdesi. Quanti ne sono stati martirizzati? Allora capite che anche noi, se vogliamo seguire
l'insegnamento del Papa, anche noi dobbiamo estendere il nostro perdono agli altri cristiani. Se l'ha fatto il Papa, anche noi dovremmo fare la stessa cosa. Sentite, il mondo e la gente è stanca delle divisioni, il mondo è frammentato, la società è frammentata, l'economia, le politiche economiche, gli stati, la gente è stanca di vedere divisioni. Quando Giovanni Paolo II è andato in Romania e ha incontrato il patriarca Teotist, la gente, nei cattolici ortodossi, nella piazza di Bucarest gridavano: unitate, unitate, vogliamo l'unità, siamo stanchi, unitevi cristiani, alleatevi. La gente non è più disposta a parole, vuole segni concreti. Il Papa l'ha detto: ponete gesti concreti, e questa conferenza lo è. Chiudo dicendo: la Santa Sede ha detto di non usare la parola setta per denominare altri cristiani, perché la parola setta, prima di tutto, è un errore della sociologia religiosa, oltre che non essere rispettosa. Papa, avete visto, ad Assisi incontra persino i capi delle altre religioni, e di quelle religioni che non hanno nulla a che fare con la rivelazione cristiana, eppure li chiama gruppi religiosi o altre religioni, sia quelle tradizionali che quelle più meno tradizionali. Allora, se il Papa ha rispetto verso altre confessioni religiose, a maggior ragione noi cattolici dovremmo usare un linguaggio purificato per denominare gli altri cristiani. Io non so per quale ragione, pur avendo i documenti del Papa, pur avendo degli esempi del Papa, si usa ancora chiamare, e specie in America Latina, una denominazione che non è cattolica, setta. Sono le sette. Ma grazie a Dio il Papa ha approvato un documento, quello di Apparecida, dove nel capitolo dell'ecumenismo non solo si incoraggia a lavorare con gli altri cristiani per la missione continentale, ma addirittura dove è stata eliminata la parola setta, perché non si deve mai chiamare un gruppo di cristiani setta, perché questo è offensivo e non è vero, quindi bisogna fare una distinzione. E ha usato un'altra frase: cristiani e altri gruppi religiosi. Questo va bene, anche se dobbiamo stare attenti a non mettere gli evangelici e i pentecostali in un gruppo religioso indistinto, perché sono cristiani come noi, non sono una religione anonima, sono cristiani e fratelli in Cristo. Allora, questi sono i limiti nel linguaggio, dobbiamo purificarli. Perché? Vi spiego subito. Una cosa è una setta, una cosa sono gli atteggiamenti settari. Gli atteggiamenti settari si possono trovare in qualsiasi gruppo religioso, e li possiamo trovare anche nella nostra Chiesa, e ce ne sono: conservatori, lefreviani, eccetera eccetera. Ma una cosa sono gli atteggiamenti settari, un'altra cosa sono chiamare un gruppo di cristiani setta. Questo chiede la Santa Sede, di non usare per favore questo linguaggio calunnioso. Anzi, dovremmo riconoscere il grande merito al movimento pentecostale di aver aiutato alla nascita, alla crescita del rinnovamento carismatico cattolico, il più grande movimento nella storia del cristianesimo in questi 2000 anni della storia. E allora, se almeno non saremo totalmente uniti, saremo meno divisi, e forse qualcun altro al mondo crederà in Gesù. E che il Signore ci benedica. Amen.